La divina bontà non solo non rigetta le anime pentite, ma va in cerca anche delle anime ostinate. Pace e bene a tutti. In questo secondo giorno del mese di dicembre, San Pio ci esorta, dove dice che la divina bontà non solo rigetta le anime pentite, ma va in cerca anche delle anime ostinate. Che cosa vuol dire questo? Vedete come San Pio è l'uomo di Dio, è l'uomo cristocentrico, Gesù che è misericordioso, Gesù che va incontro all'uomo, Gesù che viene a curare le nostre ferite, le nostre infermità, soprattutto quelle infermità spirituali. Oggi la malattia più grande nell'uomo qual è? È il peccato. È la lebbra più grande che possa esistere nel mondo oggi, è il peccato. E però San Pio ci esorta, lui essendo un grande confessore, uno che ascoltava ore e ore le persone e dice: io sono qui per liberare dal peccato, dai lacci di Satana, i miei fratelli di esilio. Quindi fa capire che la divina bontà, la bontà di chi, fratelli miei? La bontà di Dio. Questa divina bontà non solo rigetta le anime pentite, lui voleva il pentimento da un'anima, voleva vederla pentita, cambiata. Diceva tante volte alle persone: se venite a San Giovanni Rotondo, venite per tornare via da qui cambiate, rinnovate nel cuore. Ma lui va in cerca anche delle anime ostinate. È il buon pastore che va in cerca di quelle anime che si sono perdute. E Gesù, no? Che lascia le 99 pecore per andare a cercare quella perduta. E una volta che l'ha ritrovata, che cosa fa? Se la mette sulle spalle e la riporta all'ovile. Ecco, San Pio nel suo ministero faceva proprio questo. Una volta che confessava e aveva rimesso quell'anima nella grazia di Dio, San Pio gioiva con quell'anima, perché era capace di prenderla, di abbracciarla e fargli capire quanto è brutto il peccato e quanto è bello vivere nella grazia di Dio. Pace e bene a tutti.